Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nel punto preciso dove ci siamo lasciati ieri, signori, ovvero col portale dietro di noi che non riusciremo mai a accendere perché ci mancano 6 Ender Pearl e non so minimamente dove andarle a trovare. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti e io ce la sto mettendo tutta, ma senza il vostro impegno e il supporto non potremo andare a raggiungere questo obiettivo. Basta semplicemente mettere il click sul mi piace, sul seguimi, su quello che volete, anche un commentino è sempre ben accetto e anche la condivisione, signori, mi raccomando. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, detto questo io direi di creare subito il nostro bellissimo portale del Nether, signori. Oggi facciamo la strada per tornare a casa. Dove lo andiamo a fare? Lo facciamo qui? Lo facciamo proprio in mezzo alla casa? Lo facciamo proprio in mezzo alla casa, signori, è proprio brutto, a noi che ce frega. Il problema è che non riusciamo a metterlo al centro perché qui sono di 3 e noi il portale lo possiamo fare di 2. Che rottura di scatole. Va bene, allora lo facciamo qua, così, proprio brutto. Sì, lo facciamo qui brutto, signori. Facciamo 1 e 2, mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Il portale ce l'abbiamo, questa porta la chiudiamo perché sennò fa corrente e direi che va bene. Lo accendiamo. E accendiamo il portale, ok. Allora io direi di fare una cosa, però, se voi siete d'accordo con un uomo di esperienza, direi di mettere la crafting table qui a terra, fare una bellissima cassa, lasciamo questi libri un attimino qui perché comunque sono un bel bottino, quindi lasciamo un attimino, mettiamo questa cassa qui, ricopriamo la crafting table, lasciamo un attimino tutto quello che di prezioso abbiamo trovato, signori. Libro, non sappiamo dove spawniamo, quindi direi un attimino di cautelarci, ecco, un attimino di cautelarci tutto qui. Mettiamo questo qui per le costruzioni, l'accendino lo possiamo spostare, il letto ce l'abbiamo, le blaze rot va bene di qua, non abbiamo sticchettini che ci dobbiamo andare a fare perché anche abbiamo solamente 9 torce e questa cosa non è per nulla buona. Allora, così, 20, metti qua e metti qualche altra torcia, ok, e ce le portiamo a casa. Perfetto, direi che possiamo attraversare il portale, signori. Incrociamo le dita e capiamo dove siamo, signori. Capiamo dove siamo, ok. L'ambiente non è... Che cazzo lo vuoi? Ce l'ho l'elmetto d'oro, non rompere le scatole. L'ambiente non è proprio che non lo riconosciamo. Lo riconosciamo abbastanza anche bene. Dobbiamo semplicemente 89-220. Non siamo lontanissimi da casa, signori. Non siamo lontanissimi da casa. Dobbiamo raggiungere il 8 di X. Ok, che li raggiungiamo andando in che direzione? No, né di qua né di qua ci diminuisce la Z e la Z deve andare a meno 7, quindi in teoria dobbiamo andare intanto tutto da questa direzione di qua, tutto verso di qua, quindi non preoccupiamoci e iniziamo a mettere le torce come se non ci fosse un domani, che dobbiamo avere dei riferimenti, ok. Tanto le torce ce le abbiamo, signori, le torce e i blocchi soprattutto, perché non ho intenzione di cadere come una patata lessa, ok. Il problema è che di qua io già non vedo più nulla. Bene, ok, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Dove dobbiamo riuscire a scendere? Iniziamo a fare una scalettina perché tanto di lì ho visto che si può scendere. Scendiamo. Noi dobbiamo fare però pure una cosa, mi devo prendere le coordinate pure di dove è il nostro portale, perché sennò noi... Ok, siamo ripartiti, signori. La partita è ripartita. La partita però qui così scendiamo troppo drasticamente, ok. Intanto andando in questa direzione noi cosa stiamo facendo? 95-96, stiamo andando dal lato sbagliato. Già questa è una cosa da cambiare immediatamente. Stiamo andando dal lato sbagliato, non dobbiamo scendere di qua noi. Dobbiamo scendere di qua, ma non vedo come poter scendere di qua. Da là possiamo scendere però, ok, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo, ok? Senza farci prendere
dall'ansia, dalla paura. Il nostro portale è là e noi dobbiamo andare intanto. Allora, andiamo in questa direzione di qua, che mi sembra un poco più sicura, forse. Riesci a mettere il blocco lì? Perfetto. Ok, torcina. Dai, e andiamo. Allora, se noi andiamo in questa direzione di qua, scende la X. La X deve andare a 8. Quindi io direi, senza indugio e senza paura, spasciamo questa zona di qui. Così ci creiamo il condotto. Perfetto. Il condotto che ci porta a nulla. Ok, no, perfetto. Come scendiamo noi di qua? Poi aspettate, quella là invece scende andando in questa direzione. Ok, quindi intanto scendiamo di qua, che mi sembra una cosa abbastanza. Mettiamo una torcina e lanciamoci in maniera drastica e dolorosa. Ok. In maniera drastica e dolorosa dobbiamo però riuscire a raggiungere nuovamente quella zona di là. Dobbiamo riuscire a raggiungere quella zona di là, signori. Se il pigment si leva dalle scatole. Oggi è un video di ritorno a casa, signori. Torno a casa Maullo. Invece che torno a casa Lissi, torno a casa Maullo. Non so se neanche va bene questa scaletta così. Forse sì, forse abbiamo preso le misure giuste giuste. Però partiamo di sotto. Sotto. Ok, non erano proprio le misure giuste giuste, però va bene. De dettagli, dettagli, signori. Dettagli. Ok, va bene. E anche qui io ci metterei una bella torcina che ci fa vedere che dobbiamo andare in questa direzione. Ok, una torcina al fondo della nostra scala. E poi capiamo un attimino di qua se possiamo andare. Ho preso fuoco come uno scemo. Ok, ci sta, ci sta. Quando la smetti di bruciare mi fai solo dei favori. Grazie. Allora, di qua c'è la lava più totale. Però io intanto devo andare in quella direzione e dobbiamo un attimino riuscire a capire, perché devo andare a 200 blocchi in quella direzione. Quindi intanto continuiamo dritto. Dritto di qua, sì, tu fai quello che devi fare, non rompermi le scatole a me. Me la metti? No, intanto mangia, bravo. E metti la torcia, bravo. Metti un'altra torcia qui. Metti un'altra torcia qui. Metti un'altra torcia qui. E iniziamo a girare. Ok, riusciamo ad andare in questa direzione adesso. Dove stanno le mie torce? Qui, perfetto. Metto la torcia qui, torcia qui, torcia qui. Ci stiamo avvicinando, giusto? Ci siamo. Meno 34, va bene, lo recuperiamo. Ma dobbiamo andare a 100, a 77. A 77 dobbiamo andare, signori. Quindi dobbiamo comunque scendere un pochino da questa parte. Non so di preciso dove sia il mio portale, però. Non è qua sopra il mio portale, signori. Secondo me il mio portale è qua sopra. Se il mio portale è qua sopra, siamo a due passi da casa. Se il mio portale è qua sopra. Se il mio portale non è qua sopra, non siamo proprio a due passi da casa. Metto una torcia, ovviamente le coordinate. 133. 133. Saliamo. Saliamo, saliamo come se non ci fosse un domani. Signori, dovremmo essere vicini perché là vedo delle torce. Quindi la cosa mi piace. Qui c'è una scaletta fatta da noi. Là c'è un ghast che deve morire subito male prima che lui ci vede. Perfetto. Lì c'è un'altra torcina nostra. Devo solo capire dov'è il mio portale. Ah no, aspettate, qua c'è l'entrata forse di. Qua c'è l'entrata del tunnel della scaletta. Ok, perfetto. Ora devo semplicemente ricordarmi dov'è il nostro di portale. Ok, stiamo calmi, stiamo calmi.
Vabbè, signori, diciamo che ho perso le torce del nostro portale, ma non ci interessa. A noi momentaneamente ci interessa fondamentalmente riuscire a tornare a casa sani e salvi. Abbiamo le coordinate del portale della fortezza, questo Pigman ha rotto le scatole. Abbiamo le coordinate del portale della fortezza, stiamo riuscendo a tornare a casa, e questa è una cosa ottima. Eccolo qui il nostro bellissimo portale. Quindi, per andare, diciamo, alla nostra fortezza, dobbiamo andare di qua. Detto questo, signore, riattraversiamo il portale, torniamo a casa sani e salvi. E poi ora con calma mi farò giusta la strada. Siamo a casa, signori, siamo a casa, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato anche la fortezza. Non abbiamo l'Ender per aprire il portale e iniziare il duello con il drago. Però troveremo anche quella, signori. Troveremo anche quella. Questo che distruggo tutto l'oro esistente al mondo e lo scambiamo con i pigmen fino a quando non ci danno 6 Enderpearl. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Ritorno a casa effettuato. Bella raga, ciao!